iniziato tu ad appassionarti alla magia? Io ho cominciato circa 5 anni fa, adesso la data, il periodo preciso non lo so, comunque era il periodo di primavera. E mi sono appassionato guardando, ho visto una volta in televisione Silvan che eseguiva una manipolazione di carte e lì un attimo mi sono innamorato perché già da bambino avevo la passione della magia, però non l'ho mai coltivata più di tanto. Io comunque desideravo sempre far sparire le cose, farle riapparire, comunque legate al mondo della magia. E piano piano ho iniziato a osservare gli altri illusionisti, gli altri prestigiatori, e ho iniziato un po' ad assorbire, imparare, e poi con gli anni mi sono documentato ed esercitato. Questo ha aiutato comunque a diciamo, affinare quelle che sono, possono essere definite un po' le mie abilità, ecco. E hai anche per caso un nome d'arte? Sì, ho un nome d'arte, sono Etienne, dopo se ti do la visita. Ecco. Etienne, beh, è un nome nato così, ha un significato particolare, un nome scandinavo, e, diciamo che era una divinità, però questo me l'ha dato un mio amico come nome, quindi me lo sono tenuto perché mi piaceva, quindi adesso utilizzo quello fondamentalmente. Okay. Hai qualche progetto per il futuro? Cosa intendi fare della magia per il futuro? Allora, io della magia, è una passione chiaramente che non è un lavoro per adesso, purtroppo. E le vorrei sviluppare, coltivare, creare uno spettacolo tutto mio, ho anche un altro collaboratore, un amico, e ho anche tanti altri progetti legati comunque alla musica e a una produzione video, e volevo cercare di mettere un po' tutte queste cose insieme, creare uno spettacolo riportando un po' il vaudeville, che era un periodo fine 1800, tra cui è il periodo in cui si è anche sviluppata il nome di Harry Houdini, e quindi volevo creare uno spettacolo particolare, solo che il tempo, diamo il tempo, ecco. Adesso sono ancora un acerbo sia nella vita che nella magia, per cui mi ci vuole un po' di tempo. Certo. E invece qual è il tuo approccio con la magia? Allora, il mio approccio è fondamentalmente legato sulle carte, perché ho sempre apprezzato, ho sempre visto nelle carte un oggetto magico, un qualcosa che ha sempre a tutti mi è piaciuto. E in più io sono fondamentalmente non sono né manipolatore né un carto, cioè io mi sono dato un titolo impropriamente, però è una cosa personale, sono un manipolatore dell'immaginazione. Dopo, se volete, vi mostro volentieri qualcosa e vi spiego in cosa consiste la manipolazione dell'immaginazione. E la mia caratteristica, la caratteristica della mia magia è raccontare delle storie. Perché le storie? Perché le storie racchiudono una verità. Se prendiamo esempio Cappuccetto Rosso, Cappuccetto Rosso è una finzione inventata, però è circoscritta in una suggestione, e quella è una verità. Se io ti do una mia impressione, una mia opinione, tu puoi dirmi sì, ma è un tuo punto di vista. Quindi la verità di una persona è una qualcosa di molto relativo, e quindi mi piace trasmettere il mio messaggio, la mia magia attraverso delle storie. Poi a chi mi piacciono le storie, un po' a tutti. Quindi è legato un po' a questo, quindi come manipolazione dell'immaginazione. Ok. Da Lizzie Goner è tutto, grazie mille, un saluto da Matteo. Ciao, anche da Andrea. Ciao a tutti. E dai nostri ospiti. Che io vi mostrerò adesso è una manipolazione dell'immaginazione. Bene, siamo qui con Andrea, siamo pronti. Allora, io sono un manipolatore dell'immaginazione e vorrei adesso manipolare un po' la tua immaginazione con tutte le persone che ci guardano a casa. Lo farò tramite una storia, perché una storia, perché le storie, come ho detto prima, sono sempre vere. E per far funzionare questo atto avrò bisogno che tu immagini, ma non pensare, immaginare, va bene? Mm-hmm. Adesso io qua ho un mazzo di carte, utilizzerò questo. Quello che io ti chiedo è di prendere una carta. Però non pensare, dici, voglio la prima, voglio l'ultima, voglio quella in mezzo. Deve essere una cosa distinta perché deve funzionare così. Mm-hmm, bene? Certo. Pronto? E okay. Vai, prendi una. Okay, prendila. Adesso non farmela vedere, la mostri in telecamera agli spettatori. Io mi giro dall'altra parte. Ok. Ok, adesso la puoi appoggiare qua.
E mettiamo via. Ho fatto gesti veloci, qualcosa? Assolutamente no. Che tra l'altro tu sei anche un appassionato di magia, per cui puoi anche constatare. Certo. Adesso quello che ti chiedo, quello che chiedo anche alle persone, è di immaginare. Immaginate di essere nel 1800, fine 1800, quindi abbiamo creato un'ucropia, siamo in un altro tempo. Immaginate di essere qui, ovviamente non è uno studio di registrazione perché non c'era ancora nel 1800, però immaginate di essere tutti qui. E da quella porta entra una persona, si mette al mio posto, questa persona è un illusionista, è un prestigiatore. Lui ti dà un mazzo di carte, però non come questo, però non rosso, blu. Ti fa prendere una carta, la fai vedere a tutti, ed è la stessa carta che hai appena preso tu. Tu la rimetti dentro, questo illusionista prende, si tocca le dita, immaginate, e la carta sparisce. Adesso, come potete vedere, qua c'è una carta blu. Ovviamente, io so qual è questa carta, ovviamente tu puoi immaginarlo già perché dici ok, è un prestigiatore. Adesso, prima che io giri questa carta, puoi dirmi qual è la tua carta? 6 di fiori. Ok, 6 di fiori. Dato che ti vedo un attimino perplesso, lo faccio ancora una volta, posso? Sì, sì, certo. Va bene. Allora, la tua carta io la lascio qui. Adesso, gentilmente, come prima, un mazzo di carte. Dimmi stop. Stop. Ok, pardon. Ricordatela. Ok. Ricordatela. Mi giro un attimo, la vedete? Ok, ricordatevela, come prima, un mazzo di carte, questa persona ti fa prendere una carta, tu la guardi, della stessa carta che hai appena preso, tu la rimetti dentro, lui schiocca le dita e ti dice, Andrea, forse un domani la rivedrai, e come prima, oddio scusatemi, non vedete qua una carta blu, no? Allora a questo punto il mago ti fa, Andrea non stavi osservando attentamente? Bravo. Bravo. Solo bravo. Bravissimo. Grazie mille.